diventa realtà quello che ormai da un decennio sembrava un sogno destinato a non realizzarsi mai. Il Teatro Comunale Cappuccini di Sala Consilina è ormai in prossimità di arrivo e già in primavera potrebbe essere ufficialmente inaugurato. Grazie alla disponibilità del sindaco Francesco Cavallone e del consigliere delegato alle opere pubbliche Michele Santoriello, le nostre telecamere sono entrate all'interno della struttura per mostrare a tutti le prime riprese del teatro ormai in corso di completamento, che rappresenta un vero e proprio fiore all'occhiello del Vallo di Diano dal punto di vista tecnologico ed estetico. Ogni dettaglio è curato nei particolari, a partire dall'impiantistica scenografica a quella acustica al risparmio energetico, fino agli spazi e ai camerini destinati agli attori e alle compagnie teatrali, ai parcheggi e alle telecamere di sorveglianza. Il Teatro Comunale Cappuccini potrà accogliere circa 500 spettatori in una delle zone più panoramiche di Sala Consilina ed è stato realizzato nel più rigoroso rispetto dei principi basilari della bioarchitettura. Credo che questo sia un sogno che si realizza non solo per Sala Consilina, ma per tutto il territorio del Vallo di Diano, perché è un fiore all'occhiello che io permetto di dire per tutto il nostro territorio. Una struttura di 500 posti, un teatro inseguito da anni anche nelle precedenti amministrazioni e che sta terminando la sua corsa e quindi si sta completando ed avverando il nostro sogno. Ormai i lavori, possiamo dire, sono nella dirittura d'arrivo, credo che sia questione di pochi mesi prima che possa essere completato nella sua interezza. Come si noterà anche dalle immagini, già il parquet è stato completamente montato, stanno per essere installate tutte le poltrone. Io credo che questa sia una struttura che dovrà essere sfruttata da tutto il Vallo Lidiano, perché credo che ci siano tutte le potenzialità da parte di tutte le amministrazioni comunali del nostro territorio di rendere visibili quelle che sono le rispettive peculiarità all'interno di questo territorio. Bistrattato negli ultimi anni. E colgo l'occasione proprio per ringraziare tutte le maestranze, tutti i tecnici, a partire dai tecnici dell'impresa, l'impresa stessa, i nostri tecnici comunali, l'area tecnica in particolar modo, che veramente ha seguito con grande attenzione l'esecuzione nei particolari di questa bellissima opera. Siamo intorno alle 500 persone che possono tranquillamente accomodarsi in questa opera, divisi tra platea e galleria. Come dato tecnico, lo dicevo prima, è tecnologicamente avanzatissimo, a partire dal risparmio energetico per quanto riguarda sia il riscaldamento che il consumo di energia elettrica, il sistema di videosorveglianza, lo stesso sistema altamente tecnologico preparato e messo è costruito dall'impresa per quanto riguarda tutto quanto l'aspetto tecnico per ciò che serve alle compagnie teatrali per potersi esibire, nonché addirittura è stato previsto tutto quello che serve per far diventare questo teatro anche sala cinematografica.